Eccoci qua ragazzi, una routine veramente easy e molto bella. Invitiamo uno spettatore ad alzare una piccola porzione di mazzo, girarla faccia in alto e quindi una porzione un po' più grande e girarla sempre faccia in alto. E poseremo la prima carta e troveremo di dorso. Ora diremo a uno spettatore di dirci stop quando lui vuole, in un punto qualsiasi. Mettiamo caso ci dica stop qua, benissimo. Prendiamo il mazzo, lo mescoliamo molto palesemente e invitiamo un secondo spettatore a darci un secondo stop. Mettiamo caso ci dica stop qui. Ora giriamo la carta scelta dallo spettatore, un 7. Diremo, potrà sembrare magico, ma sotto ogni mazzetto noi abbiamo trovato un 7. Ma questo perché? Perché il 7 se per sé è un numero magico proprio per eccellenza, perché guardate cosa succede. Se noi lo andiamo a perdere un punto qualsiasi del mazzo in questa maniera, andiamo a mescolarlo sia nella maniera più genuina, sia pure cercando di fare un caos totale nel mazzo. Ok, così come abbiamo fatto noi. E se tagliamo il mazzo in due porzioni e ne facciamo altrettante di piccole dimensioni, anzi guardate, complichiamoci la vita. E richiudiamo i mazzetti per completare e riassemblare il mazzo con un piccolo gesto magico. Le uniche carte facce in alto saranno sempre i nostri 4-7. Bellissima routine di Nick Trost, 4-7 cards, bellissima. Andiamo a vedere, a studiare nel dettaglio. Allora partiamo con i 4-7 in cima al mazzo. Ok, invitiamo una persona a tagliare una piccola porzione, quindi praticamente stiamo effettuando una balducci force, per chi non se la ricorda. Faccia in alto, quindi una porzione un po' più vasta ancora viene rigirata. È ovvio che siamo ritornati ad avere i quattro assi come prime carte che incontriamo di dorso. Quindi sfogliando le carte faccia in alto, apriamo a nastro le prime carte della porzione dorso in alto, portiamo via la prima davanti a noi e nel richiudere rubiamo le prime due, gli altri due sette. Quindi richiudiamo dorso in alto, tagliamo e tagliamo. Ora abbiamo un 7 in cima e due sul fondo. Invitiamo lo spettatore a darci lo stop, dove ce lo darà, comunque noi abbiamo già collocato il primo set sotto il primo mazzetto. Ora qua possiamo fare molto semplicemente una bagole, un pull down all'ultima carta, quindi fare un taglio e portarla in cima, o ancora possiamo fare un miscuglio trattenendo la prima e l'ultima, quindi un milk the deck con la prima e l'ultima carta e continuare fino a quando non portiamo l'ultima carta del mazzetto in cima. A questo punto abbiamo fatto una simulazione di miscuglio e abbiamo portato un secondo set in cima e l'ultimo sul fondo. Basterà chiedere a uno spettatore ancora una volta di darci lo stop, che comunque sia noi realizziamo il ritrovamento di 3 set. Perché? Perché sotto ogni mazzetto noi abbiamo i 3 set già piazzati, quindi basterà girare semplicemente la carta tra virgolette selezionata e abbiamo il 7. Fatto questo, allontaniamo i 4-7, ricompattiamo il mazzo, giriamoli di dorso, prendiamo i 4-7, mettiamoli dorso in alto tenendoli al break. Perché? Perché ci interessa portarli sotto al mazzo con un double undercut. Vediamo un attimo frontale pure, che forse capite meglio. Quindi abbiamo i 4-7 in break,
sopra il mazzo, tenuti al pollice. Quindi viene estrapolato, viene asportata una porzione da sotto il break. Io a questo punto cosa faccio? Prendo tutto il break, tanto ormai quello che mi interessava ce l'ho già sotto, lo poso e continuo con piccole porzioni di mazzo e do una mescolata senza toccare le ultime quattro. Ora, in questa fase noi dobbiamo seguire lo slow shuffle. Diciamo che nella versione originale viene fatto molto semplicemente così, girando le carte dorso contro dorso, faccia contro faccia, dorso contro dorso, faccia contro faccia, fino a quando non arriviamo alle ultime 4, ossia 4-7 che portiamo in cima. Questo ci permette di aver separato una porzione di dorso e una porzione di faccia con i 4 in cima. Io onestamente lo trovo troppo meccanico come movimento, per cui preferisco farlo così. Abbiamo i 4-7 sul fondo e faccio 1, faccio 2, poi giro la mano di dorso, faccio 3, 4, 5, 6, 7, 8, per dare un gioco un po' più fluido alla presa delle carte, e infine butto sopra. Appaio e adesso, se vado a staccare, abbiamo una porzione che si stacca naturale, perché abbiamo un break naturale delle carte che si fanno dorso contro dorso. Tagliate le carte dorso contro dorso, prendiamo la porzione superiore, la mettiamo a sinistra, quella inferiore a destra. Stiamo così, ragazzi, questa è la situazione attuale. Ora, una piccola porzione dal fondo, incrociamo, piccola porzione, riapriamo, piccola porzione e ancora una volta incrociamo. Mi raccomando, questo gioco di incrociare. Qua abbiamo i nostri 4-7. Ora che succede? Semplicemente ribaltando i mazzetti uno sopra l'altro, così, noi abbiamo risistemato tutto il mazzo dorso in alto tranne i 4-7. Spero che questa spiegazione sia stata abbastanza chiara, e ragazzi, sotto con lo studio, vogliamoci sempre bene, viva la magia, ciao!